Ragazzi, ciao, bentornati sul canale con questo nuovo video. Finalmente, dopo diverse richieste che ho sempre detto sì, lo faccio, poi non avevo tempo, vi faccio il mio video. Sì, il mio video, ovvio che è mio, vabbè, ok. Il video sulla mia routine capelli. Allora, dopo questo inizio, come sempre disastroso, procedo. Innanzitutto vi dico, non aspettatevi di trovare prodotti super costosissimi, a parte, vabbè, due. Però per il resto io acquisto al supermercato, ve lo dico, acquisto dei prodotti con buon inci al supermercato. Mi sono stufata di buttare via soldi, soprattutto per quanto riguarda gli shampoo, che dopo magari li provo anche nuovi, magari che escono di brand comunque, insomma, che chi sta nel settore del naturale, insomma, della cosmesi naturale biologica conosce, e poi li utilizzo per lavarmi, perché succede sempre una cosa: anche se io li acquisto per capelli, magari comunque io ho le cute tendenzialmente un po' grassa e le punte giustamente sono secche perché sono decolorati, e mi sembra di lavarmi con l'olio, cioè del tipo io li lavo, non fanno molta schiuma, ma quello non è neanche il problema, comunque lo diluite nel caso, anche se io onestamente quello che vi farò vedere non diluisco niente perché mi trovo bene così, e li vado ad asciugare. Qua mi sembra che mi sia colato dell'olio sulla testa e qua sono bruttissimi, sono secchissimi. Non è una questione che magari li ho provati una volta solo, li ho provati ripetutamente e a me una sensazione del genere dà proprio i nervi. Quindi ho deciso, cioè anche una questione che non mi va di dare tipo 8, 10, 12 euro, quello che è, per poi avere i capelli in questo modo qua. Quindi adesso vi farò vedere anche lo shampoo molto economico che utilizzo. Sullo shampoo sono partita e ho fatto una mini introduzione così perché ci tenevo veramente a dirlo, perché è una roba fastidiosissima. Poi capita che magari me li rilavavo due volte, qua erano stoppa, qua ancora non andava via quella sensazione. A un certo punto ho detto basta, io ci rinuncio. Quindi per quello, bene, allora inizio subito col dirvi giustamente che io ho i capelli tinti, come potete vedere faccio le mesh, quindi sarei scura e non bionda, quindi utilizzo anche dei prodotti particolari. Allora, il primo che comunque che vi faccio vedere è che si può utilizzare come preimpacco sui capelli appunto inumiditi, oppure anche come maschera dopo aver fatto lo shampoo, è questa maschera di Rasayana, questo brand, appunto questa azienda che utilizza praticamente erbe ayurvede. Io non ho una conoscenza molto buona su quanto riguarda erbette o altre cose perché tingo i capelli, però so comunque, ogni tanto avevo fatto anche io l'enneo o qualche impacco, che insomma sono un toccasano per i capelli. Rasayana, tra l'altro, ci tengo a dire, ci tengo anche a salutare Luana, che è appunto la titolare, è un brand vicino a casa mia, cioè un'azienda vicino a casa mia che io non sapevo e che mi ha fatto veramente tanto piacere, perché qua insomma stiamo un po' nella bassa ed è bello insomma conoscere anche delle nuove realtà. Per le ragazze che sono della zona di Legnago in provincia di Verona, vi ricordo che i titolari appunto dell'azienda hanno anche una bioprofumeria Eco Cose a Legnago in provincia di Verona, quindi se volete andare sapete che trovate anche la loro bioprofumeria. Ma bando alle ciance, vi dico che questa, che la sto già, cioè praticamente è finita, comunque la utilizzo una volta a settimana, io la utilizzo ogni tanto, l'ho utilizzata come preimpacco, son pigrona veramente, la utilizzo dopo quando sono in doccia. È una maschera con lo zenzero e il fieno greco e va bene per i capelli danneggiati o stressati. Giustamente io, avendo i capelli tinti, un impacco male non mi fa, quindi la applico sui capelli umidi, la tengo in posa quei 5 minuti sotto la doccia, se le faccio prima di lavarmeli la tengo 15-20 minuti e poi vado a risciacquare. Ah, innanzitutto ve lo dico, una gradevole profumazione agrumata, e quindi non, perché ogni tanto
era venuto fuori male, erbette, non sanno, un buon profumo e tutto. No, questa ha una gradevolissima profumazione agrumata, quindi non vi puzzano i capelli, state tranquille. E è una maschera proprio che potete fare una volta, insomma, per me una volta è più che sufficiente a settimana, proprio per andare a lavorare sui capelli che sono un po' danneggiati. È una maschera 2 in 1 perché ha due funzioni, il costo è attorno ai 17 euro, questa costicchia un pochettino però vi dura molto, io sono già un paio di mesi che ce l'ho e la sto finendo adesso. Il formato è 12 ml e il PAO è di 6 mesi, è un prodotto vegan, certificato IAB e nickel tested, quindi vi dico tutto quanto ed è questa qua. Quindi questa è la maschera che utilizzo. Passando poi a lavare i capelli, lo shampoo che non cambierò mai più, ma proprio mai più, è lui, Schultz. L'avete già visto, ve ne ho già parlato. 2,50 euro d'attività. È uno shampoo 100% camomilla bio con un inci molto buono. 250 ml di prodotto, 12 mesi di PAO. Va bene, adesso questo lo specifico, sia per chi ha i capelli chiari, quindi la camomilla comunque va a ravvivare un po' il biondo, ma lo potete utilizzare anche se avete i capelli scuri, perché io quando avevo i capelli neri 5-6 anni fa lo utilizzavo e non è mai successo nulla, non avevo neanche riflessi o quant'altro, roba strana. L'unica cosa è che l'unica cosa in positivo è che i capelli sono veramente lucenti e brillanti, oltre ad essere molto morbidi. Io sono un po' qua si dice ascara, cioè nel senso un po' così, non molto brava nel diluire non diluire, io ne metto un pochino sulla mano, passo sotto il getto della doccia e li lavo così tranquillamente, però se voi avete insomma l'abitudine di diluirlo, diluitelo, e va bene per tutte le tipologie di capelli, li rende leggeri e molto morbidi e lava benissimo, cioè lava molto molto bene. Quindi questo è il mio shampoo. Un altro shampoo che utilizzo una volta a settimana, ma solamente per non avere riflessi gialli in testa, è un prodotto comunque questo chimico, perché è lo shampoo, io ho preso questo in un negozio di parrucchieri, quello insomma quando ti fai le mesh o il giallo perché non viri in arancione, in sostanza è uno shampoo antigiallo per mesh e biondi freddi. Quando sono andata ad acquistarlo mi ha commessa, vabbè, mi fa, ma no, non ti preoccupare, ha ingredienti naturali. Sì, ho detto dove, leggendo l'inci, però vabbè, insomma, lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso. Comunque questo lo utilizzo solo per necessità, una volta alla settimana, anche una volta ogni 2 settimane. Adesso quando le ho da più tempo tendo ad utilizzarlo un po' meno, quando le faccio subito una volta a settimana lo utilizzo. È uno di quei classici shampoo, vediamo se si vede, se non faccio danni, comunque violacei. Vabbè, non voglio far danni o altro, comunque è quello che ha quel violaceo in sostanza. So che anche Alchemilla ha fatto uno shampoo antigiallo, quindi probabilmente appena finisco questo, comunque questo costa 14 euro, magari provo l'altro, ecco, adesso vedo insomma, però questo mi dura tantissimo, cioè ce l'avrò da 5 mesi sto qua, quindi vado avanti e ne avrò ancora fino a qua. Bene, quindi con gli shampoo abbiamo fatto, vi faccio vedere il balsamo. Il balsamo ve ne ho parlato nell'ultimo video, io utilizzo anche qua un prodotto molto economico, neanche 2 euro mi sembra, di Ecos. In questo momento sto utilizzando il balsamo per capelli estratto con fiori di arancio e miglio biologico, indicato proprio per chi ha i capelli danneggiati o stressati. Io giustamente facendo la tinta, ripeto, non è un toccasano, quindi utilizzo questo balsamo e anche con questo mi trovo da Dio. Quindi per dirvi ragazze, secondo me ci sono dei prodotti buoni anche per quanto riguarda lo shampoo, il balsamo, oppure anche se volete anche la maschera, la moringa di Ecos è molto buona, sui 5 euro un barattolone enorme, anche da supermercato. Non è detto che magari uno shampoo perché costa tanto tanto a un inci, ok, vabbè, sicuramente ci saranno più attivi dentro o quant'altro, però vi assicuro che questi due sono una accoppiata vincente, almeno per me, e non li cambierò più. Poi
non mi soffermo molto sul balsamo, perché se volete c'è il video dove appunto vi spiego anche la differenza tra questo, sempre di Ecos, e quello con il succo di aloe biologica, tutti e due di Ecos Pierpaoli, quindi se volete andatelo a vedere. Bene, quindi mi lavo i capelli e tutto quanto, passiamo all'asciugatura, sto facendo un po' di mente locale, passiamo all'asciugatura. Prima di asciugare i capelli utilizzo questo spray che mi aveva consigliato la Valeria, che è una mia grande amica e che la ringrazierò a vita per avermi fatto scoprire questo spray anticrespo con Altea di Fitofilos, e ho imparato anche a dire il nome, cioè rendiamocene conto. Utilizzo questo, quindi tampono un po' i capelli con l'asciugamano, non vado a sfregare ma li tampono proprio, passo sul capello bagnato questo e vado a pettinare con un tarocco della Tangle Teaser. Però vabbè, c'ho anche l'originale comunque. Vabbè, comunque questa qua l'avevo presa al supermercato, pettina da Dio, e quindi utilizzo questa. Spruzzo questo, metto questa qua, si districano in un attimo. Magari se volete vi faccio anche il video dell'asciugatura dei capelli, se vi interessa. Si districano veramente in un attimo e procedo con l'asciugatura. Questo qui è uno spray che proprio va a togliere il crespo e protegge i capelli dagli agenti atmosferici e anche preserva un po' dal calore del phon e dona veramente morbidezza, perché proprio gli districa in un battibaleno. Costa sugli 11 euro, è un prodotto questo con un inci ottimo, certificato IAB, vegan, e il PAO è di 12 mesi. All'interno abbiamo gli estratti naturali vegetali da agricoltura biologica di Altea, riso, erba medica, semi di lino, miglio e amamelide, quindi abbiamo proprio un mix. Io utilizzo questo, dopodiché procedo ad asciugare i capelli, e qui ragazze mi fermo un attimo, perché allora innanzitutto io da passa 2 mesi non utilizzo più la piastra, quindi i capelli che vedete qua me li sono fatta io con il mio nuovo phon della Bellissima che vi ho messo qua, e le classiche spazzole, quella più piccola faccio il ciuffo e le altre mi tiro i capelli. Io li asciugo un attimo il grosso e poi comincio ciocca per ciocca a tirarli con le spazzole, e il risultato è questo, che devo dire mi sorprende, perché io ero impedita nell'utilizzare le spazzole. Quando ho cambiato phon ho preso questo, che è quello che fa la pubblicità alla Belen, per capirci, ed è quello di Bellissima My Pro, quello con la ceramica all'interno. Pesa 0,5 kg, questo ve lo dico, però è fantastico. Allora, innanzitutto vi dico anche che è dotato di 2 beccucci, questo per asciugare il grosso, diciamo così. Poi quando vado a tirarli con la spazzola io utilizzo questo beccuccio, che praticamente è mi sembra un po' più stretto e non so come si dice in gergo tecnico, comunque facilita molto di più rispetto a questo la stiratura dei capelli. Quindi proprio ha 2 beccucci, proprio per quello, uno per asciugare e uno proprio per andare a formare, insomma a lavorare sullo styling. Poi per chi magari ha i capelli ricci, ovviamente dentro nella dotazione c'è anche il diffusore. Questo phon l'ho acquistato all'incirca, mi sembra un paio di mesi fa, da quando proprio ho cominciato a non utilizzare più la piastra, e l'ho pagato attorno ai 70 euro, una cosa del genere, 70 o 79 euro, o comunque li vale tutti. Sono stata veramente molto soddisfatta dell'acquisto. Ripeto, è di Bellissima ed è quello con la ceramica, eccolo qua. Pesucchia un po', però vabbè. Alla fine, quando i capelli sono asciugati e tutto, vado a passare l'Elisir, il trattamento bifasico capelli leggero di Quantic Lithium, che è stato un prodotto lanciato al Sana assieme al loro spray mousse, lo shampoo in mousse, scusate, lo show mousse, che avevo già parlato anche quello. Ad esempio quello è stato un prodotto che a me è piaciuto, essendo comunque uno shampoo
insomma un'innovazione perché è uno shampoo in mousse, magari però vi farò un video specifico su quello. E ero molto titubante quando appunto le ragazze me l'hanno mostrato, me l'hanno fatto provare. L'ho provato, ne ho acquistati subito altri due perché ho fatto anche scorta, però adesso lo alterno, del tipo una volta a settimana utilizzo quello, le altre volte utilizzo questo. E voi starete chiedendo quante volte tiravo i capelli. Io una volta sì, una volta no, perché ho la mania. Però vabbè, so che magari non è neanche il massimo, però io mi trovo bene così. E l'altro prodotto appunto era questo, è il trattamento bifasico capelli leggeri, per noi che siamo lisce e non ricce ragazze, ed è in sostanza un elisir con acido ialuronico e linfa di vita all'interno, a olio di mais, e praticamente l'acido ialuronico va a fare un'azione anche rimpolpante sul capello. Io lo metto a capello asciutto, ne metto un pochino, lo dovete praticamente miscelare un attimo, lo mettete sul palmo della mano, ma poco, perché vedete che va giù con molta lentezza, poco, e lo passo sulle punte e i capelli sono morbidi, districati e lucidi. Quindi questo qua è un prodotto che anche questo vi consiglio. Anche questo effettivamente costicchia un pochettino perché mi sembra sui 18 euro, però vedete, cioè ce l'ho da 2 mesi, va giù molto 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 a rilento. Quindi sono dei prodotti, ad esempio questa e questo, che si costano, però li tenete lì veramente tanto tempo, mentre una cosa come lo shampoo e il balsamo, secondo me, che li finisco veramente in fretta, capite bene che anche una spesa, cioè dopo alla fine utilizzare magari qualcosa che già costi 20 euro, roba del genere, invece lì mi trovo bene così. E un'altra cosa sull'elisir, potete utilizzarlo anche come preimpacco. Io non mi trovo molto bene in quel caso lì, mi trovo bene proprio alla fine. Oppure prima, se non avete questo, uno spray anticrespo, potete utilizzare questo prima dell'asciugatura. Lì potete sbizzarrirvi un attimo a diverse modalità di applicazione. Però è veramente un prodottino molto, molto buono e che si asciuga subito. Tra l'altro, adesso io non l'avevo neanche messo perché magari lo provavo un attimo con voi. Quindi, miscelate un attimo. Fate una piccola erogazione, è liquido, fate così e lo passate proprio sui capelli. Ecco qua. Come vedete non unge, cioè io quelle sensazioni lì le odio, le detesto, non unge, si asciuga subito e anche sulla mano, se io faccio così sembra un po' una cretina, però per farvi capire sentite che non appiccica. Quindi questo per me è un prodotto valido, se non appiccica, se non è pesante, per me va bene. Ecco, quindi questa ragazzi è la mia beauty routine per quanto riguarda i capelli. Due volte all'anno prendo anche un integratore con il miglio, però quello, siccome è un po' specifico, ve ne vorrei parlare in un altro video. Se nel caso voi avete altre richieste o magari altre domande, magari anche specifiche su alcuni prodotti, se volete una recensione specifica, basta solo insomma che mi scriviate qua sotto e mi fate sapere. Io intanto spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile insomma per quanto poco, e fatemi sapere voi magari che cosa utilizzate, se avete qualche curiosità scrivetemi sempre sotto qua nei commenti. Io intanto vi ringrazio, vi mando un bacione enorme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!